Romina Barelli, marketing manager di Carvico e Jersey Lomellina, ci mostra tutte le novità presentate a Mare di Moda per l'estate 2014. La novità assoluta, intanto buongiorno, la novità assoluta per Jersey Lomellina sono questi tessuti dalla doppia faccia. Praticamente con un unico tessuto abbiamo un doppio benefit, un risultato che solitamente si raggiunge con un processo di accoppiatura, ma invece in questo caso la tecnologia di Jersey Lomellina ha portato ad avere questi tessuti che danno una doppia performance. I lati del tessuto sono completamente indipendenti, in questo caso abbiamo una combinazione di poliammide già tinta con poliammide invece da tingere, per cui questo l'abbiamo chiamato B-Fashion perché in questo caso ci si può sbizzarrire con vari accoppiamenti. E abbiamo la piacevolezza quindi della la morbidezza del tessuto, comunque morbido, contenitivo, elastico e soprattutto essendo le due facce, come dicevo prima, completamente indipendenti, possiamo utilizzare il tessuto con la tecnologia del free cut, quindi minori cuciture. In questo caso, ripeto, con un unico tessuto abbiamo il benefit di due capi. Abbiamo altri tessuti sempre realizzati con questa tecnologia, dove abbiamo una combinazione di cotone e poliammide, quindi in questo caso possiamo avere il comfort del cotone sulla pelle e la poliammide invece all'esterno, che in caso di attività fisica permette una più rapida asciugatura. E una combinazione invece di poliamide e poliestere, se lo pensiamo per un abbinamento, per un utilizzo sportswear, abbiamo il poliestere che a contatto con la pelle trasporta più velocemente il tessuto all'esterno e la poliamide che lo asciuga rapidamente. Quindi questa è una grande novità, ripeto, questa è una tecnologia che si raggiunge solitamente solo con l'accoppiatura, ma Jersey Lomellina è riuscita ad ottenerlo in un unico tessuto. Poi ci sono questi sottilissimi, sì, sono tessuti molto belli, appartengono alla famiglia di JL Avantgarde, sono realizzati con una finezza molto alta, finezza 80. Jersey Lomellina è stata la prima azienda ad avere questa macchina finezza 80, un telaio circolare finezza 80, che permette la realizzazione di tessuti, come vedete, molto sottili, perché con la finezza 80 i fili utilizzati sono molto sottili, comunque coprenti, molto compatti. E infatti di solito il tessuto circolare evidenzia la canalina. In questo caso il tessuto è molto battuto proprio per questa finezza così, così alta, e non si evidenzia questa canalina, quindi abbiamo un aspetto, se vogliamo, più compatto, più fashion, e anche la resa del colore è sicuramente migliore. Per Carvico invece c'è una proseguimento di questo, sì, di questo aspetto ecologico che ha permesso il recupero di molta parte di rifiuti, ormai di prodotti ormai giunti al termine del loro ciclo di vita. L'anno scorso proprio qui a Cannes abbiamo lanciato il progetto LCC, che prevedeva appunto il recupero di materiali ormai giunti al termine del loro ciclo di vita, che anziché finire in discarica vengono recuperati, ripolimerizzati e poi si ottiene nuovo filo. Devono essere prodotti che contengono soltanto poliammide, e ci eravamo lasciati con l'obiettivo finale, un progetto che vuole essere infinitamente etico. Volevamo arrivare alla chiusura di questo cerchio, perché abbiamo detto i prodotti finora recuperati devono contenere solo poliammide, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a recuperare la poliammide contenuta nei tessuti. Però in questo caso abbiamo l'elastomero, e la difficoltà era proprio quella di separare la poliamide dall'elastomero. Avevamo già un progetto aperto con l'università americana, Carvico Jersey Lomellina, in partnership con Aquafil, che è partner di questo progetto. Allora siamo arrivati che in laboratorio sono arrivati alla divisione delle due fibre, quindi poliamide ed elastomero. In questo momento Aquafil sta industrializzando il processo, quindi come Carvico abbiamo realizzato un impianto che durante il processo produttivo va a separare quelli che sono gli scarti fisiologici del nostro tessuto realizzati durante la produzione, contenenti la poliammide, dagli scarti invece di altri tessuti che contengono il poliestere, per esempio.
Queste cimosse, e parliamo di 350 tonnellate che dovrebbero essere destinate alla discarica, invece vengono consegnate ad Aquafil, che sta appunto industrializzando il processo di separare la poliamide dall'elastomero. Ecco che se il tutto poi sarà veramente ecosostenibile, si potrà industrializzare in modo facile e completo, arriveremo a questo punto veramente al recupero dei costumi da bagno, dei capi contenenti poliamide dell'elastomero, che in questo caso non finiranno più in discarica ma potranno essere riciclati per ottenere nuova materia prima senza intaccare le risorse naturali. Quindi un anno fa abbiamo lanciato il progetto, eravamo a questo punto, abbiamo fatto sicuramente un altro passo importante, e questo è un po' il grande progetto di Carvico e Gersi, vabbè, comunque condiviso. Poi mi piaceva, se posso un attimo ancora, riparlarvi di Revolutional Slim, che sta andando molto bene, questo cosmeto tessile, esatto. È la novità del momento, diciamo. Esatto, infatti noi abbiamo lanciato questo tessuto che contiene delle microcapsule contenenti aloe, caffeina, la vitamina E, quindi benefiche per la pelle, nel 2010, ma ci sta dando grandi soddisfazioni, perché sicuramente intanto il tema è importante, di tendenza in questo momento, il prodotto sta piacendo molto, quindi siamo molto contenti, perché a due anni di, sì, ormai 2012, due anni di distanza, il tessuto è ormai consolidato sul mercato, le consumatrici lo conoscono e quindi ci sta dando buoni risultati, grandi risultati.